Allora, ciao a tutti, buongiorno. Io mi chiamo Monica Gonçalves e sono designer di moda in Portogallo. Io voglio prima di tutto ringraziare la Slow Fashion che mi ha invitato di fare questo video a spiegare un po' di quello che faccio, quello collegato al nuovo materiale e design sostentabile. E proviamo a fare questo tutto in italiano. Spero bene di farmi capire. Bene, ho qui tante domande fatte per la Slow Fashion che devo rispondere. Cominciamo per la prima. Allora, domanda chi sono io? Chi è la Monica? Bene, la Monica è una ragazza che ha cominciato a studiare fashion design nel 2009, se non mi sbaglio. Mi sono laureata in Lisbona e per fortuna alla fine ho preso un stage dove ho fatto Erasmus a Venezia. In un'azienda che si chiama Barenna Venezia. Dico che è importante se guardano il sito perché loro sono veramente fantastiche nel lavoro che fanno in design e anche il modo come lavorano con dei materiali. Dopo di questo ho cominciato a capire e avere più interesse in quello che riguarda il materiale di abbinamento e questo stiamo a parlare di 2011. Era un periodo che si stava a cominciare a capire che era molto importante cominciare a sviluppare delle cose nuove collegate a materiale che mettiamo in immondizia e che è importante pensare in tutto questo momento della pollution, penso che sia così in italiano, problemi climatici che stiamo a vivere. E a questo punto in Portogallo abbiamo molta produzione di sughero, il sughero che serve per fare il tappo delle bottiglie di vino. Lì mi è venuta l'idea di sviluppare un filo, di fare maglie, di fare tessuti fatto di sughero. E lì comincia mia grande sfida, diciamo, per sviluppare questo filo con le capacità di poter essere lavorato in macchine di tricotare. A questo punto ho cominciato, è andato molto bene perché ho fatto il primo prototipo. E ho provato a portare con me in settimana della moda di Portogallo, che si chiama Portugal Fashion. E avevano una competizione per l'idea di meglio abbigliamento eco-friendly. E per fortuna ho vinto. Io ho preso un premio con soldi che mi ha aiutato ad aprire la mia attività, la mia piccola azienda, che è la mia startup, che si chiama Grigi, che viene di grigio in italiano. E lì piano piano ho cominciato a avere dei contatti col mercato, a sentire qual era il modo che le persone guardavano il filo di sughero e le cose hanno cominciato ad andare bene. Il secondo passo era avere capacità di produrre, perché per noi che siamo imprenditori giovani è sempre tutto molto bello, stiamo sempre a sognare, ma dopo arriva il punto che il mercato vuole capacità produttiva e il prezzo deve essere anche buono. E questo abbiamo cambiato nel 2011, stiamo già nel 2015. C'è un programma che è americano, non so se è stato anche in Italia, che si chiama Shark Tank, che è venuto a Portogallo, che sono dei 5 investitori e che le persone vanno lì con le sue idee, spiegare quelle che fanno e quanto soldi vogliono per sviluppare il progetto. E per fortuna ho vinto, io ho preso 12. Sei 12 investitori che mi hanno aiutato e che abbiamo sviluppato e prodotto la prima macchina di industrializzazione, scusatemi, del filo. A questo punto abbiamo più capacità, sì, ma piano piano ho cominciato a sentire la necessità di avere altri prodotti e ho capito che la mia attenzione, il mio focus era 100% in nuovo materiale, che sono fatte dei residui di quello che mangiamo del cibo. E piano piano ho cominciato a sviluppare un filo con la casca di uovo, che è andata bene, sta ancora in prova concetto. E a questo momento adesso sto a lavorare un coro, una pelle fatta di casca di banana. È venuta molto bene, non posso, scusatemi, non posso fare vedere, perché è un segreto, vogliamo fare vedere nel momento giusto. E quello che posso raccontare è che questa pelle fatta di casca di banana, io li chiamo una pelle vegan, ok? E che si può utilizzare in scarpe, in borse, e che il suo modo di comportarsi è molto simile alla pelle, ma che
ha resistenza molto simile al TNT, qua si dice non tessuto, che è quello che non c'è il filo di Tea e trama. E stiamo a sviluppare adesso il modo di trovare un partner per fare questa industrializzazione. Cosa posso dire di più delle domande che abbiamo qua del slow fashion? Ah, vero, per fare questo coro di banana, questa pelle, non abbiamo prodotto con nessun materiale sintetico, è tutto 100% naturale. Ma è importante anche dire che c'è tante aziende che stanno a sviluppare l'utilizzazione di residui fatti di immondizia di cibo che hanno bisogno di utilizzare del chimico. Ma questo non è brutto, non è una cosa che, ah, guarda, che parlano di ecologia e dopo al fine le mettono un POS. No, non è brutto perché se guardiamo, stiamo già a fare un lavoro molto bello e a sostituire materiali che sono sintetiche per un grande percentaggio di materiale naturale. Questo sì, già è un grande vantaggio, ok? Altre domande che abbiamo qua. Mi dice, sì, campagna crowdfunding, sì, ho già fatto qualcuno tipo di competizione crowdfunding? No, fino adesso no, ma ho di amici che sono anche imprenditore che li hanno fatto e che è andata bene. È una cosa che secondo me si deve avere un progetto un po' più come posso dire, più forte, più conciso, più strutturato per andare a questa cosa, perché crowdfunding sono dei investitori o delle persone di fuori che possono mettere i soldi, ma devono capire veramente quale capacità del progetto e quali le potenzialità. E secondo me la prima step è avere prodotto, concetto. Se vuoi prendere un investitore, andare a prendere proprio investitore, il business angel, e più tardi, in un secondo round, che ha bisogno di soldi, di aiuto per sviluppare ancora di più il progetto, possono sì, è una possibilità, studiare partecipare in crowdfunding. Altre domande? Mi domandano qua, sì, che abbiamo parlato di questo, quali altri materiali che ho sviluppato? C'è uno molto interessante che abbiamo fatto poco tempo fa, che ha fatto di latte. Allora, abbiamo sviluppato una plastica fatta di 100% latte. C'è un percentuale alto di latte ha anche la resistenza. Abbiamo ancora bisogno di studiare e portare in laboratorio per capire qual è la resistenza all'lavatrice, al sole, perché dobbiamo capire che una volta al sole tutto bene, ore infinite al sole, questo comincia a fare con che il materiale diventi più debole. E queste sono tutte caratteristiche che devono essere garantite in tutto il nuovo materiale. Se parliamo di materiale concetto, vale tutto, possiamo provare di tutto, ma quando vogliamo mettere il materiale in circuito commerciale, dobbiamo avere sempre tutte le garanzie di resistenza per il lavaggio, per l'applicazione, resistenza alle forze di trazione e utilizzazione che sono messe. Bene, per adesso è questo. Spero di aver fatto buon italiano, di aver fatto capire tutto. Qualcuna domanda? Basta per l'Instagram di Casa Grigi, che sono sempre lì disponibile per aiutare e parlare con voi. Ciao!